Ciao a tutti, io sono Marco Dolcinelli, il conduttore di A52. Qua di solito parliamo di sport, ma noi di Radio Doppio Malto lo sport lo facciamo anche. O no, Luca? Sì, infatti abbiamo deciso di partecipare con la squadra Radio Doppio Malto al quarto torneo di calcio balilla umano che si svolge a Praisola di San Bonifacio in provincia di Verona. Di cosa si tratta? È uno sport ibrido. È il calcio balilla, quello in cui giochiamo nei bar, però a livello umano, dove ci sono 6 giocatori per squadra, un portiere, 2 attaccanti e 3 centrocampisti, attaccati ad un palo e legati proprio, ma senza attaccati, non in modo brutale, sì, in modo umano. Sarebbe contro la convenzione di Ginevra, credo, una cosa esatto. Del genere. Ma no. E quindi c'è questo gioco, ti lanciano la palla da fuori come nel calcetto, la palla è di spugna, si gioca di prima, le mani sempre attaccate al palo, il portiere quindi non può parare con le mani, ma solamente con i piedi per terra o al più con la mossa dello scorpione, no? Alla Aighita. E niente, noi partecipiamo come squadra, siamo 4-5 speaker, stiamo cercando 3-4 persone per completare la rosa. Quindi, per noi il calcio giocato non è una cosa improponibile. Se lo è anche per voi e volete provare questa avventura con il calcio balillo umano, scriveteci un'email a Radio Doppio Malto e saremo ben contenti di accogliervi nella nostra squadra. Esatto. Gli estremi per contattarci sono? Gli estremi sono info@radiodoppiomalto.it. Ci scrivete e farete parte della nostra squadra e le partite si svolgono dal 5 al 7 luglio, tardo pomeriggio / sera. Tutte le informazioni ve le daremo via mail quando ci chiamerete. Ottimo, per cui se andremo bene e o forse meglio ancora se faremo schifo, magari faccio anche una puntata di A52. Io adesso vi saluto, ciao a tutti, buon proseguimento con Radio Doppio Malto. Ciao. Un'onda che fermenta, che ha giusta consistenza, sì, stappala anche tu e spegni la TV, Radio Doppio Malto, sì, io mi ammanto. Oh, Radio Doppio Malto, Radio Doppio Malto, oh, para, para, para.